Ancora ciao, siamo in Italia, non in un posto qualsiasi, forse Giulia, come possiamo chiamarlo questo l'ombelico del mondo? Lo è, ma poi per me soprattutto, a parte che allora, io questa cosa meglio che non la dico in giro, ma per me è una delle prime volte in questa zona, quindi in realtà in questi giorni sto scoprendo questa nuova parte dell'Italia che veramente non conoscevo. Miss Italia deve conoscere tutta l'Italia adesso. Assolutamente, guarda, pensa che io ero stata qui vicina a Rimini Riccione, ma solo per lavoro. E quindi avevo fatto la classica toccato e fuga, venendo un paio d'ore, lavorando, andando via. Fra l'altro ero venuta penso a dicembre, quindi c'era veramente poca gente, poco da fare, e quindi adesso la sto veramente scoprendo, battezzando, mi stanno facendo scoprire un sacco di cose nuove. Dicembre è passato, è arrivata l'estate, siamo nell'ombelico del mondo perché siamo esattamente a Cervia e Giulia, arena o ospite degli ospiti di questa bella manifestazione. Bellissima, guarda, io devo dire, l'ho vista nascere, l'ho vista crescere soprattutto, quindi ho seguito questo continuo ingrandirsi, questo assorbire anche un sacco di sponsor, un sacco di nuove attività, quindi sono veramente soddisfatta nel vedere tutta questa gente presente questo qui. Festival di sorrisi e sudore ha uno scopo nobilissimo, no? Allora, uno può contribuire giocando, faticando e sudando, ma uno può contribuire anche come Giulia. Indico ma non tocco, sotto qui c'è un ginocchio malconcio. È vero, io purtroppo mio malgrado non potrò giocare come stanno facendo alcune mie amiche, come sta facendo anche Costanza in questi giorni, e farò quello che fanno tantissime persone, cioè vengo ad applaudire e a godermi la festa. Quindi lei è una di quegli ambasciatori, ti vedo molto attiva sui social, prima in un secondo hai postato, perché questo è il contributo che tutti possono dare, perché questa cosa è strettamente collegata alla beneficenza. È vero, perché tutto il ricavato di queste 3 settimane di tornei andrà in beneficenza per le persone che sono state colpite dal terremoto neanche un anno fa, e quindi è un perfetto connubio per noi e per tutti i ragazzi che sono qui per divertirsi e per fare anche del bene. Però da quello che vedo, insomma, è stato ben recepito il messaggio. E siamo solo all'inizio. Fra 20 giorni circa la Bobo Cup finirà, però questi occhi verdi, questi capelli biondi riprenderanno vita, non da un'arena ma dal primo canale, da un telecomando. Cliccando quale? 1, 2 o 3? Cliccando 4, perché saremo su Rai 4 e andiamo in onda con la seconda stagione di Kudos, che è un programma giovanissimo, diciamo appena nato, perché siamo andati in onda per la prima volta a fine aprile. È un programma, se così vogliamo chiamarlo, che è stato un po' sperimentale per la Rai, perché sicuramente è nuovo e molto giovane, è strettamente legato al web, al mondo della rete, dei social, ma devo dire che alla Rai, e da quello che abbiamo visto anche ai telespettatori, è piaciuto, e quindi torniamo dal 14 settembre in diretta. Se volessimo spoilerare un po'. Beh, oddio, cosa Vabbè, posso dire? Vabbè, una spoilerata è che tu ci sarai. Io ci sarò senza dubbio, ma in realtà ci sarà tutto il nostro squadrone, perché insieme a me c'è Leonardo De Carli, uno youtuber famosissimo, e tutta la nostra redazione, perché noi abbiamo una redazione di millennials che in realtà è proprio studio con noi. E chissà che la redazione non si possa anche allargare. Mi avevi già convinto al io ci sarò, e quel io è Giulia Arena. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi, continuate a seguirci.